stata inaugurata nelle scuderie del Castello di Acaia con grande successo di pubblico, sabato 24 maggio scorso, la mostra personale della pirografa imolese Silvana Bissoli, Il mio mondo, che rimarrà allestita fino al 3 giugno 2014. Al vernissage è intervenuta Alessia Ferreri, consigliera di parità della provincia di Lecce. Una passeggiata di conoscenza del nostro territorio, di conoscenza di un bene che è proprio quello dell'ulivo, meraviglioso, strepitoso, rappresenta le nostre radici, la nostra terra. Quindi un ringraziamento a Silvana per aver avuto quella sensibilità di dire al nostro territorio che esistono dei beni che vengono classificati come monumentali, che vanno protetti, che vanno promossi, anche perché ricordiamo l'ulivo, oltre che essere simbolicamente fertilità, longevità, robustezza, rappresenta anche un elemento molto importante di sviluppo economico del nostro territorio. Intanto, il critico d'arte Pompea Vergaro, che ha curato la rassegna, ha fatto insieme al pubblico un percorso sentimentale tra gli ulivi. Con Il mio mondo, che ha dato il titolo alla ricca e originale personale, l'artista Silvana Bissoli sembra abbia toccato la perfezione. L'opera è una scultura in movimento levigata, che ci suggerisce morbidezza con un esplicito invito ad abbracciarla, nonostante palesi siano le incertezze, gli errori, la fatica del pirografo sul duro legno, come d'altronde lo è la nostra stessa esistenza. Le magistrali esecuzioni al flauto del maestro Gianluca Milanese e la performance poetica di Vilma Vedruccio hanno accompagnato il pubblico lungo la serata. Durante gli anni Silvana Bissoli ha raccontato nei suoi viaggi salentini dalle radici al sole passando dalla luna, suggerendo quello che gli ulivi ci dicono, una installazione che racconta abbraccio, calore, amicizia. La pirografa li umanizza e li ama, su espliciti e audaci inviti, in un tam-tam che è andato traducendosi in un appello a riflettere, a indugiare, a rallentare il passo e posare lo sguardo, e meditare. Ma come sosteneva un maestro orientale, meditare non è tornare indietro, ma andare altrove. Le pirografie dell'artista imolese sono state dapprima fotografate durante le sue passeggiate salentine, come il girotondo della vita, incontrato nelle campagne di Borgagna. Ed ecco, l'arte si fa avanti, affinché l'età dei giochi e dei sogni non ci abbandoni mai. Questo è il messaggio dell'artista, legato a quel desiderio di vivere insieme, dove nella circolarità risiede l'armonia e l'equilibrio. Un'opera di denuncia e grido di dolore è La smorfia, 189. Il numero scritto sul tronco è l'inevitabile dichiarazione dell'abbattimento cui andrà incontro l'ulivo che l'artista ha incontrato all'incrocio per il santuario di Montevergine. E in questo ritrarre per Bissoli significa dare forza alla realtà nel suo continuo divenire, eternizzandola. Intanto, naturale sorge una domanda: cosa può fare l'arte? Può l'arte cambiare il corso della storia? Sembra proprio di sì, perché come si afferma da più parti e da voci autorevoli, l'arte sembra godere del privilegio di precedere gli avvenimenti. Sta a tutti noi essere attenti e vigili a coglierli. Intanto, durante i giorni della mostra, è stato organizzato un evento culturale a cura dell'Officina delle Parole. Per l'occasione, mercoledì 28 maggio alle ore 19, nelle Scuderie, è stato presentato il pregevole romanzo della scrittrice salentina Claudia Petracca, Un volo sulla cenere. Hanno conversato con l'autrice, la giornalista Pompea Vergaro, lo scrittore Paolo Vincenti, con letture proposte dall'antropologa Elisabetta Opasic. Tutto vissuto tra vibrazioni, colme di storia e cultura.